Buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata incredibile di Controcampo. Sì. Parleremo di sciabolate morbide, dire? Di mucchi selvaggi con Lucia Blini. Ma che argomenti sono? Di Coppa Italia ovviamente, con il derby di Roma incredibile, proprio lui. Di Champions League con un altro derby, questa volta tedesco. Sì. Che numero? Ma chi fa il numero? E quindi abbiamo subito in collegamento un grande tifoso ed esperto di calcio tedesco. Sì. È Papa Ratzinger, ciao Papa! Come ciao Papa? Buonasera a tutti! Forza Bayern! Ancora Forza Bayern! Ratzinger ha voluto subito mettere in mostra la sua fede calcistica. Ma parliamo, caro Papa, del tuo futuro. Sì, caro Papa. Recentemente dimissionario. Sì. Ci sono già su di te bombe di mercato incredibili. Ma che bombe di mercato? Ti vogliono alla corte di Buddha. No, la finisca. Altre voci credibili ti vogliono vicino agli Hindu. Ma per me è vero. Vuoi dirci qualcosa a riguardo? Non è vero. Io non posso parlare di queste trattative. Trattative? Potete parlare con mio agente minoraiola. Ma cos'è minoraiola anche lei? Allora proveremo magari a collegarci con Raiola più avanti. Non ha un agente Ratzinger. E da un dimissionario ad un esonerato? Sì. È qui con noi Andrea Salmaccioni. Ciao Andrea! Buonasera e grazie dell'invito. Sì. Un saluto affettuoso a Micaela. Ecco, figurati. Alle sue zisse. No. A Lucia, a Irma. Tutte le saluto. E a Elisabetta Canalis. No, non c'è più la Canalis. E a tutte le sorche presenti e quelle all'ascolto. Vabbè. Bravo Andrea, bravo, adesso bravissimo. Lasciamo perdere la figa. Ma no. E parliamo della tua vicenda, ecco. Come l'hai presa? L'ho presa bene. Bene. Meno male. Anche perché sono stato io a dimettermi. Il signore che è intervenuto poco fa. No, è Papa, non è il signore. Mi sono dimesso perché il progetto non c'era. Il tour della sorca era ormai irrealizzabile. Ma basta questo tour della sorca. E gran parte della rosa stava in andropausa. Non è vero. Rocchi, Cambiasso. Non è vero. Io ci ho provato a revitalizzarli, ma niente, assolutamente niente. Le voci di mercato ti vedono vicino a Genoa. Puoi confermare? Sì, è vero, verissimo. Certo. In questa piazza, grazie al mare e soprattutto a un grande talento come Marco Boriello, il tour della sorca risulta quanto mai realizzato. Ma basta, sto tour della sorca, bene. Ringraziamo Strama, vicino quindi a Genoa di Preziosi. Sì. E a proposito di giochi preziosi, cara Micaela, avrei in mente un paio di giochini da fare con te. Diretta dopo la mezzanotte. È un mucchio selvaggio. Grazie. Passiamo ora a parlare del derby di Coppa Italia. Ci colleghiamo quindi con i vincitori che ci dicono stanno ancora festeggiando. A Formello c'è per noi Claudio Lotito. Ciao Claudio. Storia magistravide, tu uccisi in fondo. Basta questo latino, adesso anche nelle canzoni. Tanto è latino. Non mi ha pericolato, sta testimonio la campione, un Italia su Muse Sesta. È giusto così, Escurgi, magica Lazio. Cos'è? Ma perché? Presidente. Campione Italia Mest, come si dice in latino. Come si sente? Grandi festeggiamenti in casa Lazio. Sentiamo. Presente anche Mister Petkovic. Ciao Mister. Grande vittoria di Lazio, dei miei soldati, del sergente Vladimir Petkovic. Per festeggiare questa grande vittoria, fatto ostaggio nemico. DS di Roma, Franco Baldini. Ancora avete rapito, ancora. Bene, un bel gesto per smorzare i toni, sempre un po' troppo accesi nella capitale. Un bel gesto. Possiamo per cortesia sentire Baldini? Toglietegli pure il bavaglio. Il bavaglio, poverino. Aiuto. Poveraccio, aiutatelo. Allora Baldini, che fine ha fatto a questo punto il progetto Roma? Ce lo può dire? Chi se ne frega? Aiuti. L'ho perso. Come l'ho perso? Anche lei però. L'avevo scritto su un foglietto, ma non lo trovo più. L'avevo lasciato sulla scrivania e c'era scritto tutto, poi l'ho perso. Sembra che l'abbia buttato via la donna delle pulizie, oppure... Come l'ha buttato via? In altre ipotesi, se l'ha fumato Zeman. Come se l'ha fumato? Penso l'abbia scambiato per una cartina. No. Potete venirmi a rivelare per cortesia? Ecco, aiutatemi.
cazzo. No, noi non possiamo, dobbiamo rimanere super parte. Se c'entra super parte. Prima che ci accusino di favorire l'una o l'altra squadra. Ma no, non è questo però. Siamo giunti al termine di questa incredibile puntata di Controcampo. Sì. Ci risentiamo settimana prossima, sì, dove avremo un grande ospite qui in studio. Ah. Avremo proprio l'Aquila Olimpia. Come l'Aquila Olimpia. Simbolo della Lazio campione. Sì. E con lei parleremo di una nuova tecnica. Non può parlare una tecnica innovativa, da lei studiata, che rivoluzionerà il mondo del calcio. Cosa dici? È il tiro al volo. Ma però, no, 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 no.